Ok, siamo a bordo della Giulia, quadrifoglio verde. Erano anni che Giulia desiderava tornare sulle strade, in modo particolare sulle piste, da cui lei si è espressa in modo straordinario negli anni 70. Occhio, porto la vostra attenzione a questa gincana, mi raccomando, è un po' stretta, lo faccio anche per voi che vi divertirete subito dopo di me. Andiamo su con la cavalleria. Vai su, andiamo su, sempre mani in posizione corretta, teniamo l'interno della corda, acceleriamo, sentiamo, e qui alla prima gincana attacchiamoci pure ai carboceramici, piccolo angolo di sterzo per correggere la traiettoria e andiamo su, vai ancora, ok, carboceramico. Mi raccomando, senti come ti frena, ok, piccolo angolo. Qui interviene la SR, seconda chicane, giù tutto l'acceleratore e il controllo della SR ci permette di stare in traiettoria. Senti come frena la vettura, perché siamo sull'aquaplaning, sto esagerando ma per mettere in evidenza proprio le caratteristiche della vettura. Occhio qui, passiamo dal bagnato all'asciutto e poi entriamo su questo aquaplaning. Senti come il sistema ti controlla. Per gli appassionati entriamo sul race. Quindi si accende l'iconcina qui, gialla, e andiamo in drifting sul bagnato, un po' come lo stile del vecchio Tazio Nuvolari, molto più bravo di noi sicuramente. Andiamo a questa staccata, gincana, mi raccomando, attenzione. Quello che apprezziamo noi è ecco, un altro aquaplaning dove il sistema ha controllato. Cioè, per la verità mi ero dimenticato, ragazzi, mi ero dimenticato di mettere il dynamic. Eravamo in race, quindi avete visto quello che succede se uno passa sulla aquaplaning in race. Perde il controllo e si deve affidare esclusivamente all'esperienza del driver. Ritorniamo comunque in dynamic, è molto più sicuro. Rimettiamoci in dynamic e vai con la cavalleria. Andiamo su. Bello il volante di sterzo, piccolo nel suo diametro, ti permette sempre di avere le mani in posizione corretta. Ok, staccata. Questo è un tornantino. Se ti metti nuovamente in modalità race, l'iconcina te lo indica. Ecco che magari puoi fare un piccolo balletto con i tuoi controsterzetti. Ok, siamo arrivati, qui a sinistra rientriamo nello stand, mi raccomando. Occhio che entriamo sull'ultima curvetta qui. Ok, ragazzi, piccolo giro, piccolo ma sincero. Ciao, alla prossima.